Volevo dirvi questo, cioè ciò che va per la maggiore è il discorso dell'omicidio stradale doloso, mentre la nostra proposta è dell'omicidio stradale colposo, cioè secondo noi dobbiamo modificare un pochino i significati e avere un'idea precisa di cosa significa colpa. Quando io dico colpa, dico che ho la responsabilità di ciò che ho commesso e siccome era vietato questo, io non lo potevo commettere e quindi io vado sempre con il riferimento dell'osservanza delle norme e quindi della difesa di uno Stato di diritto che ci deve garantire la civile convivenza. E quindi limitare soltanto il fatto che è grave, cioè è doloso il fatto che io guido la macchina in stato di ebbrezza sotto l'effetto di sostanze e far retrocedere secondo una mentalità vecchia, ma dobbiamo aggiornarla, che allora quando io per distrazione grave, per sobria e vado come un pazzo sulla strada, questo significa che alla fine è un comportamento che ricade nella colpa e abbiamo ancora la percezione che la colpa è una cosa che può succedere. No, non deve succedere. Perché? Perché noi allora quando trasgrediamo le norme compiamo una violazione di uno Stato che deve garantire la civile convivenza e lediamo totalmente i diritti degli altri. Allora quando, non osservando le norme, noi lediamo i diritti degli altri, i magistrati devono considerare seriamente questo problema. E allora ci possono essere due livelli, come prevede la nostra proposta di legge. Un primo livello di colpa semplice, ma sempre fortemente attenzionato dallo Stato, dalla magistratura, e quindi la norma deve riportare un certo livello di punizione, per cui noi prevediamo da 4 a 7 anni, per esempio. È un livello di colpa aggravata che va verificato da parte dei giudici, perché se la colpa è aggravata per stato di ebbrezza sotto l'effetto di sostanze o per eccesso di velocità, perché non si è fermata alle strisce pedonali, perché non si è fermata a un posto di blocco, perché cammina contro mano e così via, cioè abbiamo fatto delle indicazioni specifiche riferite alle norme del codice attraverso l'aiuto dell'Università di Firenze e quindi abbiamo indicato diversi comportamenti, perché il problema è che noi ci dobbiamo abituare all'osservanza della norma. Siamo arrivati a questo discorso che appunto di modificare l'omicidio, diciamo, di fare l'omicidio stradale che attualmente esiste con l'articolo 589, ma con l'indicazione di un minimo e di un massimo di pena e con l'utilizzo di questo minimo e massimo secondo una discrezionalità da parte dei giudici che secondo me è un arbitrio, perché l'articolo 133 del codice penale stabilisce quali sono i compiti del giudice e dice che il giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale deve valutare la gravità del reato desumendola, ascoltate, dalla gravità del danno. Uccidere una persona è un danno, non è un danno grave? Dunque, dalla gravità del danno, dal grado della colpa, trasgredire gravemente le norme non è in uno Stato di diritto, non è una cosa grave. E poi il comportamento del reo. Di fronte a questi tre elementi non stabiliscono le norme che il giudice deve applicare la pena minima, però il giudice si prende l'arbitrio di applicare la pena minima, ma il legislatore aveva stabilito un minimo e un massimo nel codice penale e invece i giudici sono abituati con quel manto della misericordia che veramente destabilizza, diciamo, la civiltà, a partire sempre dal minimo nell'applicazione della pena, applicando anche i diminuenti di rito, che sono la diminuzione di un terzo per il rito e poi ancora la diminuzione di un terzo se vogliono applicare le attenuanti generiche, che non capisco cosa sono le attenuanti generiche, perché allora quando io trasgredisco le norme e tolgo la vita a una persona, la salute a una persona, io non ho attenuanti che tengono. E anche perché c'è la legge 125 del 2008 che stabilisce per esempio che l'incensuratezza non costituisce un elemento da considerare come attenuante. Ecco, tutte queste cose poi vengono considerate in maniera, io non lo so come caspita hanno fatto i giudici sempre a usare questo comportamento e a creare nelle persone la necessità di creare l'incremento della pena. L'omicidio, stabilire che sia doloso, crea ulteriori problemi, perché non si potrà mai giustificare che una persona esce da casa per uccidere tizio, lo uccide perché trasgredisce le norme. Quello che noi vogliamo è che i giudici rivolgano la loro attenzione ai dati oggettivi, cioè alla trasgressione delle norme, e non a quello che c'è nella testa dell'imputato. Nella testa dell'imputato c'è che volontariamente, allora quando non è in stato di ebbrezza, ha trasgredito le norme e va penalizzato. Ho parlato con il precedente ministro della giustizia, era la cancelliera, perché a un certo punto diceva che si doveva fare l'omicidio stradale, ci siamo andati, c'era pure il capo dell'ufficio legislativo, il dottore Carcano, che è tra l'altro un magistrato, e lui stesso suggeriva che bisogna elevare il minimo della pena. Noi abbiamo detto che per
per una colpa semplice, perché bisogna pur lasciare la possibilità eventualmente della sospensione della pena con la condizionale, no? Per una colpa semplice le pene sono da 4 a 7 anni, c'è la possibilità di partire dal minimo e applicare le diminuenti di rito. Ma per la colpa aggravata da comportamenti di grave trasgressione delle norme, per cui la guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di sostanze e anche se si è sopra gli altri comportamenti che abbiamo elencati, la pena non può essere inferiore a 12 anni, perché su quei 12 anni operano ancora i diminuenti di rito, quindi si parte, si arriva a 8 anni e se ancora vogliono applicare le attenuanti generiche, si arriva a 5 anni e 4 mesi. Cioè, ma uno ammazza una persona e si può poi, ma come si può inserire nella società una persona che ha tolto i diritti agli altri e le istituzioni gli hanno permesso di continuare tranquillamente nella società, cioè lo confermano nella possibilità che può continuare in quei comportamenti. Insomma, siamo sempre là, cerchiamo di dare i significati giusti alle cose e consideriamo in maniera nuova, non vecchia, i comportamenti di trasgressione delle norme. Quando io sento parlare, ma quello si è distratto, caspita, è vietata la distrazione. Cioè allora, quando io mi pongo alla guida della macchina, io devo pensare alla guida, sono molto responsabile, perché non sono più io, ho una potenza in mano che trasforma il mezzo di trasporto in un'arma per uccidere. Quindi non limitiamo, noi non siamo a favore di limitare il discorso alla guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di sostanze, ma avere come punto di riferimento la trasgressione delle norme, dividendo tra situazioni, diciamo, che deve, ecco, la discrezionalità, il giudice deve lavorare su questo. Ecco, vabbè.